Ciao a tutti, Gucci, benvenuti alla vostra intervento su Pokémon Ultra Sole. Nello scorso episodio abbiamo affrontato la prova di Ibis, battuto gli allenatori del percorso 8, a quanto pare me ne manca uno, ma non ho idea di chi sia. E ora dobbiamo dirigerci qui al laboratorio di ricerca, dove c'è già Lilia che ci aspetta. Vai Nebulino, usa Splash! Wow, sarà super efficace. Ma neanche sa cos'è Nebulino. Ha provato a fare come fa Andrea. Poverino, quanto hai sofferto per colpa degli uomini? E anch'io ho sofferto con te, come se il tuo dolore fosse il mio. Ma se riuscissi a diventare più forte come Andrea, forse potrei fare qualcosa per te. Eccomi, sono io, sì, mi hai riconosciuto. Ah! Andrea, eccoti, da un po' che non ci si vede. Questo è il centro ricerca interdimensionali, il professore ci sta aspettando. A proposito, come sono andate le prove? Ce ne sono tre su quest'isola, vero? Deve essere stata dura. È stato un gioco da ragazzi. Oh, vuoi dire che le hai superate tutte? Infatti i due passini hanno mi sembrati diversi, più affiatati. Sì, io ho 4 da passini, ma ve l'ho fatto notare, quindi. Vieni, entriamo. Ho catturato anche un Wimpod, però non l'ho detto. O non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere. A dire il vero, devo ancora editare l'episodio in cui vi catturo Passimian, Wimpod e l'Icaroc forma crepuscolo, ma quando lo vedrete, quando voi vedrete questo episodio, già l'altro l'ho fatto, quindi insomma è una cosa un po' particolare a dire il vero. Wow, veloci quelle porte dell'ascensore. Se non stai attento ti tranciano a metà. Pericolose. Ecco, io proprio al pelo sono uscito. Oh là, come va tesoruccio? Oh, eccoti. Lei è la professoressa Magnara, direttrice del centro di ricerche interdimensionali, ma soprattutto la mia amata mogliettina. Tu devi essere Andrea, giusto? Lily mi ha parlato molto di te. Da quello che ho capito sei un allenatore capace e una persona su cui si può contare. Io e Lily ci siamo conosciuti 3 mesi fa. La trovai spinta sulla spiaggia. Nella borsa teneva nascosto il piccolo Cosmog. Entrambi erano stremati. Ma io mi sono divertito a vedere quei due scienziati in alto a destra che parlano e muovono la testa e le braccia allo stesso momento. All'unisono. Probabilmente sono scienziati sincronizzati. Tipo la danza sincronizzata, loro sono scienziati in sincrono. Non vedo How, come mai non è con voi? Beh, sai come è fatto House, sempre in giro a inseguire l'ispirazione del momento. Ma tutte le carte in regola per diventare un grande K1 un giorno, vedrai. Proprio come suona Nohala. Davvero? Lo pensi davvero? Beh, ma certo ragazzo mio, un giorno anche tu diventerai un K1. Ciao Wow, da un po' che non ci si vede. A proposito cara, sono qui anche per chiederti un favore. Potresti spiegare a Andrea lo strano fenomeno che si verifica da Alola? Ma certo, nessun problema. Dunque, il mistero di Alola, anche conosciuto con il nome di fenomeno dell'ultravarco. Si tratta di un fenomeno molto raro, una sorta di squarcio o breccia che si apre nel cielo di Alola. Si ritiene che sia un varco che conduca a mondi ancora sconosciuti. Viene da chiedersi perché si ipotizza l'esistenza di altri mondi al di là del varco, e la risposta è nelle leggende di Alola. In esse si parla di Pokémon spaventosi giunti nella nostra regione attraverso l'ultravarco. C'è da dire che non abbiamo alcuna prova che le leggende dicano la verità, ma non possiamo nemmeno ignorarle. Anche nei Pokédex che abbiamo esaminato si parla dell'esistenza di altre dimensioni. Pokémon spaventosi? Ma quanto spaventosi? Beh, anche i Pokémon selvatici in condizioni particolari attaccano le persone, giusto? Ma in base alle leggende il comportamento dei Pokémon venuti dall'ultravarco non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello dei Pokémon che conosciamo. Vennero chiamati ultracreature e seminarono il terrore dagli abitanti di Alola. E non è finita. I Pokémon protettori delle isole li affrontarono con tutte le loro forze per cercare di respingerli. Ma come ho detto, non sono altro che un mucchio di antiche leggende e non è ancora chiaro quanto verità ci sia nei racconti. Al momento stiamo sfidando le interferenze spazio-temporali e, un passo alla volta, riusciremo a fare luce su questo mistero. Bando un pochino più spedito perché comunque sia dobbiamo fare un bel po' di cose in questo episodio. O almeno cerco di farle. Oh, ma c'è uno stemma del K1 qui e decide il K1. Dominante? Come è venuto in mente K1? Ho parlato con tutti ora. Ah, devo parlare con Lilia! Circa 3 mesi fa ero in cerca della professoressa Magnara per chiederle informazioni sul Nebulino.
cioè su Cosmog. A un certo punto mi sono persa, ho finito per trovarmi su una spiaggia e sono svenuta per la stanchezza. La professoressa è stata gentilissima, è rimasta con me fino all'altra fondo ad ascoltare la mia storia. Si è messa a fare delle ricerche sul nebulino e lei e suo marito, però con cui mi hanno aiutata. Ma grazie a loro si è un posto in cui vivere. Grazie al cavolo, è un Pokémon che viene da un'altra dimensione. La professoressa Magnale mi ha accolto come una figlia. Anche se penso che l'abbiano fatto più per gentilezza che per studiare Cosmog. No, niente, allora possiamo andare. Go qui. Allora Andrea, che te ne pare? Le ultra creature. Una storia affascinante, vero? Se esistono davvero, sono proprio curioso di vedere che mosse usano. Hai portato a termine tutte e tre le prove di Akala, giusto? Eccezionale. Preparati, perché adesso ti aspetta la sfida contro la Kahuna Lixia, la grande prova di Akala. Troverai la casa di Lixia con i coni poco dopo aver attraversato il tunnel di Diglett. Vai ora e torna vincitore. Certamente. Ah, io ho ancora delle cose da chiedere alla professoressa Magnolia. Se pensa a quanti nuovi posti posso visitare adesso, mi rendo conto che i miei Pokémon abbiamo fatto davvero tanta strada insieme. Certo, Hau. Io però intanto vado a rompere Lixia. Nel cielo si è aperto come uno squarcio. Andrea, hai già superato tutte e tre le prove con i capitani, giusto? Adesso devi attraversare il tunnel di Glete e raggiungere Lixia. Sì, ma me l'ha appena detto Kukui? O oh, Magnolia, uno dei due, vabbè, comunque sia. Rototunnel? sì, Rotom, lo so. Allora Rotom, facciamo un po' questa cosa con gli occhi. È l'ora del Rotten Roll! Wela, cos'è questo? Potere spettacolare. Due cova e roll. Oh! Utile per chi gioca competitivo. Sapete, la prima volta che stavo bredando Ramona, ovvero Sarandit, Rotom mi ha attivato il potere per conto suo. E mi sembra perché fosse che ho preso l'uovo dal centro, dall'ostello Pokémon. Perché non l'ho preso durante la prima... durante la prima visita l'ho preso alla seconda per bredare appunto Salandit. E comunque sì, il team per ora al 99% è questo. Non so se Passimian, che ho chiamato Mankey perché sì, lo terrò in squadra. Ha delle IV ottime, come ho detto nello scorso video, ed è eccezionale. Ha una potenza d'attacco immane. Licarrock anche sta venendo su bene. Liopop che dovrei far evolvere probabilmente sulla prossima isola si evolve. Ma comunque sia, prima di andare via li porto tutti quanti al livello più vicino che hanno. Tipo lui al 25 almeno. Lui va bene così. Lui 30 sicuro. Ramona al 20, 21, 22. Lui al 30 assolutamente. E Pizza Pie 25, 26. Non è che voglio farli per forza uniformi, però se riesco a fare una squadra con livelli piuttosto uniformi è meglio. E poi ci sono un sacco di Pokémon con cui allenarmi, ragazzi. C'è moltissimo materiale con cui fare. Allora, che ci mi ha detto questo? Ok, Festi Plaza, sì. Ah, qua c'era il Team Skull. No, c'era Alexia, mi pare. Oddio, chi incontriamo qua? Ecco, Alexia con la Fondazione Hyder, sì. Potrei essere repellente qui dentro, perché non è che ci sta molto da catturare. Guarda chi c'è, Andrea. Qui la situazione è un po' complicata. Il tunnel è pieno di Diglett scatenati. Non ne ho mai visti così tanti tutti insieme. Non è proprio per posto per allenatori inesperti. Com'è bello il giro delle isole? Hai ottenuto dei cristalli? Davvero niente male, Andrea. Hai superato anche la prova di Ibis. Ormai ho una certa esperienza. Dovresti riuscire ad attraversare il tunnel senza problemi. Nemmeno i Diglett dovrebbero dare grattacapi. Oltre il tunnel Diglett c'è la città di Coniconi. Fermati al mio negozio, ti raggiungerò lì. Ah, sono più alti del 22? Allora, per Passimian, Diglett potrebbe andare benissimo, anche se non ricordo... Oddio, Diglett forse da attacco e velocità la EV? Non ricordo di preciso in cosa la dà Diglett, però è un Pokémon molto veloce e molto offensivo. Per la sua specie, ovviamente. Non ricordo in cosa la dà la EV, però... Mettiamo Liopop davanti, così...
Mi faccio combattere, condivido esperienza disattivato e lo terrò disattivato ancora per un breve periodo. Ah, qui possiamo andarci con Caricatauros. Fembete! Pokéball che contiene... pietra focaia! No, no, quello che sto cercando io è la pietra... a nero pietra, per far evolvere... Markrow in Hunchcrow. E già Markrow fa tanti danni, è fortissimo. Fiu! Grazie ad Alexi siamo finalmente riusciti a fare qualche progresso. Alola, siamo della Fondazione Aether. Il nostro obiettivo è la salvaguardia dei Pokémon. Stavo pensando proprio ieri. L'ultra pattuglia fa un saluto simile al saluto di Alola, però fanno un quadrato con le mani, mentre il saluto di Alola fa tipo un'onda. Non è che magari loro sono gli abitanti originari, tipo... Perché non mi sono spoilerato nulla dell'ultra pattuglia, se non il nome. Chissà, magari loro vengono da una Alola differente? Non lo so. Però potremo scoprirlo solo andando avanti. Sembra che siano stati quelli del Team Skull a mettere in subbuglio Diglett. Quella Zeroni e Buonanotte non fanno altro che creare problemi a Pokémon e allenatori. I Diglett si spostano attraverso una rete di tunnel sotterranei che impiegano anni a scavare. Noi ci assicuriamo che possano usarli senza entrare in conflitto con altri Pokémon. Ci sono ancora dei Diglett in giro, fa attenzione a dove metti i piedi. Ok, farò attenzione, ma... se mi danno fastidio li sconfiggo, Ah, ci sono quelli che vanno a zonzo. Da una tana all'altra, non li sopporto quelli. Allora, la strada qui si divide. Mi sembra che qui ci siano solo allenatori, se non erro. Sì, però comunque si è da fare perché devo combattere tutti. Ho il repellente max attivato, durerà ancora poco, ma... Ciao! Cosa fai, bighelloni, invece di perdere tempo? Oddio, non so se ho coniugato bene il verbo bighellonare. Penso di sì, però. Bello Sheldon! Ah, però... Se avessi tenuto Passimman davanti. Oddio, Passimman più che altro sa che Sheldon è per la difesa. Credo. Dato che è un Pokémon difensivo. Pensando che ho contro chi ho fatto combattere Leopop, mi sta venendo in mente che ha qualche EV purtroppo anche in attacco e velocità, cosa che a lui non servono assolutamente. Però stavo pensando che secondo me farlo bulky, ovvero PS difesa attacco speciale e difesa speciale, è la cosa migliore. Anche se vedo che il suo punto di difesa è un pochino basso, quindi magari bulky sì, però senza contare la difesa. Può entrare in campo come Jolly per la difesa speciale, magari tipo Snorlax per prendere un colpo che magari un Pokémon, cioè uno speciale, metti lui, prende il colpo, insomma un po' lo regge. Insomma, da come l'ho fatto combattere, contro chi l'ho fatto combattere, le EV sono state distribuite abbastanza bene. Anche se un po' in attacco e un po' in difesa sono andate. E anche un po' in velocità. Però per il resto, un bulky con attacco speciale, difesa speciale e punti salute è abbastanza buono. Io non gioco più in competitivo, serio, in modo serio, dall'inizio della quinta gen. L'inizio della quinta gen l'ho giocato sempre con i Pokémon di quarta. Ho provato qualche Pokémon di quinta, ma non sono stato davvero capace, proprio pessimo. Già non ero bravo con il competitivo fino alla quarta gen, figuratevi con la quinta. E da lì però ho proprio smesso, perché un po' la gente giocava per vincere, un po' non mi interessava più. Ho detto, sapete che c'è, meglio fermarsi qui. Faccio un'ultima lotta contro un a caso, se la vinco mi ritiro da vincente, proprio... proprio un pezzettino di cacca sono. Però ci abbiamo Team Skull qui. Ah, che svilimento, eravamo lì che ci divertiamo di brutto quando sono sbucati le dita e ci hanno fatti neri. Voglio dire, più neri del solito. Perciò bello, guarda che non è proprio aria oggi. Peggio per te che ci sei finito tra i piedi. Andrea! Ah, credevo che fossero dei tuoi amici, ma stanno quei pochi di buon del Team Skull. Ehi, Pulce, questo è il modo di parlare?
Farete la festa anche a lui? Bene. Bellissima sta host, bellissima. Complimenti al team di Junichi Masuda, che spettacolare. Sì, Junichi Masuda è quello che scrive le canzoni per i Pokémon, se non lo sapete. Le host, diciamo, non le canzoni. Le musiche o le host. Allora, andiamo con il potere Z, io direi. Un bel. Non servirebbe. Però, Hau è in campo Eevee. Ma lascio attesa Landit, va, vado su Ekans che mi dà fastidio Ekans. Bravo, bravo, bravo. Vabbè, tutti più veloci di me. Dai, oh, andiamo. Finiamo subito Ekans. Datevi una calmata, siamo già abbastanza neri di nostro. Ma chi siete, paladini della giustizia? Mica vogliamo conquistare il mondo noi. Tanti saluti. Sei incredibile, Andrea. Quelli vogliono solo portare la musica rap nel mondo e noi li massacriamo di botto ogni volta. Ecco un regalo. Eteremax? Ma in genere non uso molto l'Eteremax. Io strumenti che restituiscono punti potenza li uso davvero poco. Andiamo un attimo qui, che non dovrebbe essere la strada principale. Ok, chiudo il repellente, ok. No, faccio un po' di giri per vedere appunto qual è la strada da prendere. Anche se ho capito dove porta questa. Questa porta al dislivello che c'era lì prima, quando siamo vicino alle scale. Ah, c'è questo mazzo da spostare con Machamp. Ora che ci penso, non l'ho mai spostato questo mazzo con Machamp in sole. Ma poco male. Lo farò in questa. Ah, è il buio, sì, perché è un po' tardi allora. Ciao allenatore, stai facendo il giro delle isole. Ma Bellocchio? Io sono Bellocchio, non posso scendere nei dettagli di quello che faccio, ma diciamo che giro il mondo, ecco. Prima ho fatto un salto nel negozio di Alixia con i coni e ho comprato delle pietre rare. Davvero? Pietre rare sta davvero bene, non trovi? C'è un'atmosfera così rilassata. È il posto ideale per una bella vacanza. Nessun fuori di testa che cerca di ricreare l'universo o di liberare Pokémon dagli umani. No! Sta parlando di quel pazzo di Cyrus e quell'altro, come si chiama? Gekis, sì. È un posto davvero tranquillo. Anche se a dirla proprio tutta, quell'organizzazione criminale di cui mi è giunta voce un po' mi preoccupa. Il Rainbow Rocket? Tieni, questa pietratonna per farmi perdonare. Ne hai comprate per sbaglio di più? Ma perché? Cioè, non è che tu vai là e compri... Prendi due pacchi di pasta, vedi che uno magari è troppo e lo lasci. Cioè, tu hai preso tre pietre tuono. O due, tre, non ho letto bene. Comunque sia, ti accorgi che era per di più, no? Tutto bene? Dettor! What the fuck? Guera! Ehi! Hey! È un dito selvatico! Non so perché, ma ho voglia di catturarlo. Oh, 29! Wow, la 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 la! Bellos Ball! Vai, gotta catch him ball! La Lash catch him! Ehi! Oh, cavolo! Assume le sembianze e non solo! È anche forte quanto me. Quindi so come poterlo battere in teoria. Yeah! Sapete che faccio? Ogni volta che cerco di catturare un Pokémon, vedo un po' anche le sue statistiche in cosa dà le EV. Allora, ditto da una EV in punti salute e da un catch rate di 35 del 4,6%. Mamma mia!
Interessante, interessante. Ditto è in grado di assumere le sembianze di qualsiasi cosa. Ogni esemplare riesce meglio in alcune trasformazioni piuttosto che in altre. Soprannome? No. Giusto perché lo volevo catturare. Un dito da presupposto del mio compare! Questa cosa oltremodo sospetta. Che sia opera della famigerata banda del ditto? La banda del ditto è un gruppo di 5 ditto fissati con gli esseri umani. Sono così interessati a noi che spesso prendono sembianze umane. Non hanno cattive intenzioni, ma con le loro trasformazioni finiscono sempre per seminare lo scompiglio da queste parti. Ok. Ma un momento, se quello era un dito, dov'è finito il mio compare? Non sarà mica. È morto. Oh, forse no. Eccomi, chiedo scusa, ero raffreddato e non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ah. Tieni, voglio darti qualcosa per aver smascherato il dito che aveva preso il posto del mio compare. 12.000 i... Wow! Ok, quindi... va bene, ti do una mano a cercare ditto. Allora, un venditore a conniconi dei modi quanto scontrosi e incomprensibili. Sconfiggilo o catturalo, poi vieni a fare rapporto. Ah, quindi ogni volta devo venire a fare rapporto? Ma va bene. Si può fare, si può fare. Ok, andiamo... Ah, ok, no, pensavo di riuscire a parlare. Sapete com'è? In genere i poliziotti solo di notte ti attaccano. Però non so se in questi giochi ti attaccano anche di giorno. E poi dovevi anche parlarci per combatterci. Invece questo proprio ti ha preso di mira, via, tu combatti zitto. Herdier. Herdier è tosto. No, prepotenza ha fatto sentire il suo effetto. Mi dispiace, ma contraccolpo, baby. Ok. Quindi dobbiamo sventare una banda di ditto. Ok. Signorina? Il negozio di Alixia, quindi non era una parruccheria, ma era un centro che vendeva pietre preziose. Ah, colle della memoria. Qui ci sono altri allenatori da sfidare. Ok, ci sono i protettori di Alola. Ma è un labirinto. Vediamo un po', questa Pokéball contiene velo puro. I Pokémon che si trovano qui stanno dormendo, lottiamo in silenzio. Lottiamo in silenzio. Lio Pop, usa acqua getto, ma fai piano, non fare rumore. Dai, su. Nelle lotte Pokémon si urla come non mai. Magby, mi mandi un Magby. Allora sono a bolla raggio. Facciamo le bolle di sapone. No, ho sbagliato. Perché ho premuto in su? Sono sbagliatissimo. Quanto è bello il drop di velocità, ragazzi. Non avete idea di quanto è bello. Anche se di poco, ma è essenziale. Questo sonno. Ok, a questo punto cambio Pokémon, perché sennò andiamo un po' manchi davanti. Facciamolo un po' combattere. Che ha l'attacco elevato, non è da sottovalutare. Che guardi, Jerry Scotti. Cosa fate? Salto del bucatino? Che è il nuovo gioco che è iniziato questa settimana. Solo di nome lo conosco. Chi ha il tempo per seguire la TV? L'unica cosa che vedo in TV sono i cartoni animati la sera. Su Boeing. Quindi è proprio per farvi capire quanta TV io segua. Oddio, abbiamo... Farei con picchiaduro? Sì, picchiaduro. Ok. Ah, neanche metà vita. Però, oh, l'ha attaccata in tutti i modi. Non ce la fa a mandarmi giù, eh. È resistente, Monkey. Meglio, Passimian, però. Uso i soprannomi, uso. Buono, buono. L'ha presa in velocità la Ev. Fammi un po' vedere. E due in velocità. Ah, beh, vabbè, dai. Prendo altre due in velocità, così, diciamo, le ultime quattro le do in velocità, tanto per. E la vecchia.
Annette, madame. Furfru, furfru, che ti faccio? Oh, carino, spaccaroccia! Anche questo in velocità, vabbè. Ditelo, vi mettete d'accordo? Sembrerebbe che abbia il motivo del Matron. Non ho idea, perché non so cosa, come si chiama in italiano. Spaccaroccia ancora. La va. Ok, andrà bene. Ok, abbiamo ancora un pochino di tempo. Oh, volevo prendere X, l'ho fatto in tempo. È stato ribelle, non accetto un buon biglietto alla visita, è difficile farsi degli amici. Tranquilla tesoro, io accetto tutti quanti come amici. Piera ribelle. Ariados, bello! Però che gli faccio a questo? Con passini non ho nulla. Con picchiaduro, perché ha tolto quasi metà vita prima picchiaduro. Ora con 6 colpi dovrei farcela. Yeah! Vai, proprio 6 precisi. Che fortuna. Vorrei almeno arrivare al negozio di Adixi e vedere che pietre vende quella. Io mi ricordavo una parrucchieria, che ne so, boh. Mi ricordo male. Ah, ma lì c'è un... Punta Acala. Ma... Non mi ricordo se ci sono allenatori, perché vorrei fare tutto quanto in questo episodio. E poi mi sembra che dobbiamo andarci comunque a Punta Acala dopo. Quindi tanto vale andarci ora, no? Sconfiggendo Wingull prende una Eve sia Zacro che Mankey. E così Mankey ha 4 Eve in velocità che costituiscono un punto. Un punto in più in quella statistica. E se riesco a farlo lottare contro Pokémon che danno attacco e difesa, più che altro... Perché ho visto, non è che non sia veloce, è veloce però. Preferisco farlo combattere contro altro. Signore, hey, guarda proprio tutto. Tutto circospetto, man. Gelso, Mino. No, era bella. Diamola per buona. Banco di Wishy Washy, no. C'è qualcosa che non ti torna? Che posso fare? Vediamo un po', qui c'è qualcosa. Oppa, c'è un Karateka? Per Passimena potrebbe andare bene. Andato. Ok, quindi adesso, se non c'è altro, no, non mi sembra. No, con lui dovremmo aver finito. Sì, là infatti c'è il tempio di Tapu. Questa musichetta. Ma era così, era? C'è anche il centro Pokémon. Dovrei andarci in effetti, sì. Allora, qui c'è uno stemma del dominante che prendo subito. Ora, questo signore mi ha chiesto agire o non agire. Tutto ok? Oh, ma non è possibile, tu... Hai un super cerchio Z a braccio, giusto? Quindi si utilizzerà le mosse accese, giusto? Sì. Aiutarti? La verità, c'è una persona che mi piace, però sono troppo fifone, non riuscirò mai a trovare il coraggio per dichiararmi. Ma sono sicuro che vedendo una mossa Z dal vivo capirei come si fa a mettercela tutta. Ho bisogno del tuo aiuto per trionfare in amore. Va bene. Ah. Ok, devo per forza mostrarti una mossa Z? Basilio affarista.
proprio contro un Clamperl. Accidenti, la tua massima potenza mi ha colpito profondamente. Ti ringrazio, ti sono debitore per ringraziarti, ecco un fresco regalo della mia collezione. Wow, che bello. Ok, si dichiara, va bene. Ha già fatto? Beh, ce l'ha messa tutta e lei ce l'ha messa tutta nel dirmi di no. Nice! Però grazie a te mi sento già un po' meglio. E ora forza e coraggio, me ne vado alla ricerca di un nuovo amore. Ok. Ah, sapete che c'è? Al negozio ci vado nel prossimo episodio perché sarà un po' lunga. Quindi Cuj, termino qui questo episodio. Io mi sono davvero divertito. Spero anche voi di guardarlo. E come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.